si è conclusa con la vittoria di Christian Merli, la 58esima edizione della Coppa Paolino Teodori. Come al solito ingente lo sforzo dello staff organizzatore, abbiamo sentito in merito il presidente del gruppo sportivo dell'Automobile Club di Ascoli Piceno, Giovanni Cuccioloni, che quest'anno è tornato anche protagonista sul tracciato. Presidente, ci siamo divertiti, l'avevamo detto in fase di presentazione perché l'elenco partenti era di primissimo livello, un grande vincitore, un grande podio, tantissima gente lungo il tracciato. Sì, veramente un grande podio, vedere contemporaneamente sui gradini del podio una caratura di Merli, Fagioli, Zardo, con il duello Merli-Fagioli che poi ieri sembrava abbastanza scontato dopo le prove, ma oggi ha raggiunto dei livelli veramente altissimi, pochissimi centesimi di scarto. Significa che Simone sta affinando lo sviluppo della norma, si è avvicinato tantissimo e lì adesso verrà il bello. Comunque qui hanno dato spettacolo e hanno avuto anche una degna cornice di pubblico che è stato veramente, veramente numeroso, ma soprattutto tengo a sottolineare che è stato disciplinato e corretto. Scendendo da San Giacomo ho visto anche un discreto ordine sui prati, quindi l'elogio oltre ai piloti, ai commissari e a noi che abbiamo organizzato il tutto va anche agli spettatori che si sono dimostrati maturi e degni di questo spettacolo. Noi vi rinnoviamo i complimenti perché tutto da un punto di vista organizzativo ha funzionato al meglio, qualche pilota ha detto che sul tracciato c'è da lavorare. Eh sì, ce l'aspettavamo, è un po' di tempo che stavamo pigiando sull'acceleratore per questo aspetto che attualmente è il punto debole della nostra manifestazione. Noi nel nostro diciamo, ambito ci mettiamo il cuore, facciamo il massimo e ci riconoscono tutti un livello organizzativo medio elevato, diciamo elevato più che medio, però ci sono delle competenze che non ci spettano e lì occorre che si intervenga in maniera decisa perché uno spettacolo del genere ha bisogno di un teatro degno. Anche perché voi da domani mattina realmente vi metterete al lavoro per la 59esima edizione della Coppa Paolino Teodori che vuole tornare ad essere europea. Noi siamo già al lavoro praticamente perché abbiamo dato continuità già nei giorni precedenti allacciando alcuni contatti e siamo sempre volti al miglioramento. Adesso abbiamo tirato fuori anche la diretta che pare che abbia avuto grandi consensi, io poi me la rivedrò con calma. Però sì, nel 2020 in teoria ci sarebbe la rotazione con gli amici di Trento, speriamo che ci reputino all'altezza. Non ho dubbi dal punto di vista organizzativo, però io torno sempre lì. Il problema è un altro. Quest'anno abbiamo rivisto anche Giovanni Cuccioloni, sul tracciato protagonista, com'è andata? Moderatamente soddisfatto, diciamo che per me praticamente è come se fosse una gara nuova, erano 15 anni che non disputavo la gara di casa, quindi non ho avuto certamente tempo di prepararla perché ero impegnato in altre mansioni, però in ottica campionato è stata un'ottima gara, per me sono soddisfatto. Chiudiamo con un plauso per tutti i piloti ascolani, tanti, e per i piloti del gruppo sportivo. Ma tutti si sono difesi alla grande, la gara di casa ha un aspetto emotivo particolare, quindi magari la tensione porta anche all'eccesso qualche volta, però sono andati forte tutti quanti, ma soprattutto si sono divertiti e quella è la cosa migliore.